Salve a tutti, bentornati. Nuovo recap sulle uscite fotografiche recenti. Allora, posso dire tranquillamente che nell'ultimo periodo, le ultime due settimane praticamente, ci sono, dal punto di vista dei noi fotografi naturalisti, due uscite fondamentali, diciamo una sicuramente, un'altra abbastanza interessante. Allora, sono di due categorie diverse, fotocamera e obiettivo. Fotocamera Sony, obiettivo Canon. Ne parlerò in maniera abbastanza, spero, dettagliata e cominciamo subito a parlarne. Allora, è uscita l'Alpha 9 Mark III. Osannata da tutti, aspettata da tutti e decisamente aspettata anche dal sottoscritto, anche solo esclusivamente per la curiosità che c'era dietro a questo evento incredibile della prima fotocamera con il Global Shutter. Allora, che cos'è il sensore Global Shutter? Fondamentalmente è questa la grandissima novità, perché parliamo fondamentalmente di una fotocamera già di per sé ottima, se non per non dire perfetta, già nella versione 2, ma anche nella versione 1, sinceramente. E arrivata alla versione 3, la grandissima innovazione è questo Global Shutter, il sensore Global Shutter. Che cosa significa Global Shutter? Innanzitutto capiamo le differenze tra Rolling Shutter, che è diciamo la tecnologia di sensore utilizzata nella stragrande maggioranza dei casi, e questo nuovo Global Shutter, anzi non la stragrande maggioranza, in tutti i casi è questo nuovo Global Shutter. Rolling Shutter, lo dice il nome, rolling, cioè rotolamento. Praticamente il sensore è caratterizzato da vari livelli sovrapposti, e nel Rolling Shutter tra il primo livello e l'ultimo livello c'è una piccola frazione di tempo che intercorre per la scansione, diciamo, dell'immagine, tra la parliamo di frazioni di microsecondi, ma in un'ottica fotografica avremo delle piccole distorsioni a livello dell'immagine, delle distorsioni che a grandi velocità vengono più a galla, si notano maggiormente. Poi farò degli esempi anche con delle immagini. Mentre il Global Shutter ha questa caratteristica che praticamente il sensore viene scansionato in tutti i suoi livelli contemporaneamente. Tecnologia molto 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 più costosa, sia dal punto di vista realizzativo che dal punto di vista della proprio manipolazione dei dati. Dati che sono molto più presenti, e ci vuole un chip con una grande elaborazione di dati per poter permettere appunto l'elaborazione di tutte queste informazioni che giungono al sensore contemporaneamente. Vi faccio vedere un attimino velocemente di cosa stiamo parlando. Eccola qui. Se voi vedete sopra c'è un pale di elicottero che si muovono, e si vede che si muovono, ma le pale dell'elicottero sono dritte come sono nella realtà. Questo è il Global Shutter. Sotto invece il Rolling Shutter. Le pale sembrano curvate, soprattutto quelle in verticale risulta ancora più manifesta questa cosa, ma è questa fondamentalmente l'immagine che diciamo la differenza fondamentale tra il Global Shutter e il Rolling Shutter. Vi faccio vedere un'altra immagine già utilizzata in altri video, soprattutto qui sotto, sopra la stessa, diciamo fondamentalmente la stessa, pale dell'elicottero dritte e pale ricurve, ma qui sotto è ancora più evidente. Motion blur, quindi è mossa. Quando invece un'immagine è a fuoco, ma abbiamo un sensore Rolling Shutter, abbiamo questa situazione, mentre con il Global Shutter abbiamo l'immagine reale, non distorta. Diciamo che queste sono fondamentalmente, e questo fondamentalmente la grossissima novità che ci porta all'introduzione della Sony Alpha 9. C'è anche il rovescio della medaglia e ve lo faccio vedere velocemente. Sta scritto qui. Ops, non ve l'ho fatto vedere, scusatemi. Eccolo qui. Sony Alpha 9. Il brutto è questo. Prezzo consigliato al lancio 7.000 euro. Per chi ha già una fotocamera full frame, ci troviamo di fronte a un notevole investimento di risorse.
7.000 euro al lancio, 7.000 euro sul sito Sony. Diciamo che magari fra 2 o 3 mesi saremo intorno ai 6.500, ma siamo sempre di fronte a una macchina molto, 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 e ripeto ancora, molto costosa. Una macchina per pochi, una macchina, come ripeto, ha le caratteristiche incredibili, 40, ecco, 120 fotogrammi al secondo, cioè delle cose assurde. Le faccio rivedere, ecco qua, fondamentalmente sono queste le caratteristiche fondamentali: 24 megapixel, global shutter, blackout free, cioè ad ogni scatto non viene oscurato l'EVF, e 120 scatti al secondo. E non è poco, non è poco, ma dal mio punto di vista 7.000 euro sono troppi. Sono troppi, diciamo che stiamo raggiungendo un livello di costi delle fotocamere che non ha nessun tipo di senso, ma questo è, e questo ci teniamo. Allora, seconda novità è una novità in casa Canon ed è il Supertele 200-800. 200-800 F6.3 F9 stabilizzato, è bianco ma non è serie L. Ve lo faccio vedere, eccolo qui. 2.500 euro ed è anche un prezzo più o meno sostenibile per chi alla fine si troverebbe a scegliere una sola lente per la fotografia naturalistica, dove dal 200-800, e parlo di full frame, se montato su APS-C andiamo a addirittura 6x8 48, andiamo a 1200, notevole, ma è un F9. Diciamo che dal punto di vista della profondità di campo a me non piacciono molto questi diaframmi così chiusi. Ci troviamo di fronte comunque a una lente leggera, siamo intorno ai 2 kg, economica, perché un 800 mm, per quanto F9, comunque un 800 mm, 2500 euro, 5.5 stop di stabilizzazione, un obiettivo buono, è indubbio dire, per la fotografia naturalistica è buona. Ci troviamo comunque di fronte ad un obiettivo che dal mio punto di vista potrebbe essere visto come il giusto completamento del parco ottiche, in aggiunta ad un fisso di buona apertura, che sia un 400-28, un 500 f4. Comunque è un obiettivo buono da portarsi per i lunghi trekking, per uscite con grande dislivello, perché è leggero, c'è poco da fare, è leggero, è comodo, abbinato poi magari ad una moderna mirrorless, che sia R5, R6 Mark II, quindi con una buona stabilizzazione, ci permette di avere, unita alla stabilizzazione già dell'obiettivo, anche buoni video a mano libera. È un buon obiettivo, ma è un compromesso. Ci troviamo comunque di fronte a un compromesso. Dal mio punto di vista, non è la lente definitiva per la fotografia naturalistica. Quello è il fisso, che potrebbe essere, come dicevo, il 400-28, il 500 f4. Questo è il giusto completamento per determinate situazioni, che possono essere un safari, situazioni dinamiche di dover avvicinarsi o allontanarsi dal soggetto. È un buon obiettivo, un obiettivo anche relativamente economico. Ritorno a dire, non è una serie L, non c'è il cerchietto, non c'è l'anello rosso sulla lente. Ma è un obiettivo che, magari anche come primo obiettivo per la fotografia naturalistica, è assolutamente consigliato. Allora, due piccole, cioè piccole, due grandi novità, però è un recap molto rapido e veloce. In tantissimi già ne hanno parlato, vi consiglio anche di andare a vedere il video di Gianluca Bocci, magari, che dove parla appunto sia della 9.3 che del 200-800. Anche Simone Cioè, anche Fabio Porta, diversi ne hanno già parlato, quindi vi consiglio anche di andare a vedere gli altri video. Ma per noi fotografi naturalisti, diciamo che le informazioni che vi ho dato sono, diciamo, quello che ci interessa. Spero che siano informazioni utili. Certo, 7.000 euro non sono poche per la fotocamera, 2.500, diciamo, sono più sostenibili. Un bel regalo di Natale. Ci vediamo per i prossimi altri contenuti e per le prossime novità video. Ciao, a presto!